Sono Salvatore Giomarresi e assieme a Lucia Manfredi ed Elisa Caroli faccio parte di Lockzin, un collettivo nato nel 2011 con un progetto ampio e di diffusione a livello internazionale. La scelta dell'internazionalità nasce fin dagli inizi, ovvero con la nostra rivista abbiamo scelto appunto di ragionare in bilingue, italiano e inglese, per dare la possibilità di fruizione agli artisti che partecipano ai nostri progetti di essere appunto letti anche in altri luoghi. L'idea di poter fare autoproduzione con la libertà assoluta su tutto esiste, c'è, però secondo me è sempre un compromesso, perché anche nel momento in cui si è un collettivo e si cresce assieme, comunque le divergenze ci sono, ci saranno sempre. In realtà sono momenti di crescita, a mio parere, nel senso che un'idea che nasce appunto all'inizio può sembrare fantastica, ma poi ragionandola, discutendola, mettendosi in contrapposizione, può nascere qualcosa di migliore, di più elaborato. Siamo molto contenti di far parte della selezione di Angoulême di quest'anno. Essere l'unico progetto italiano in lizza per questo premio delle produzioni alternative, per noi è veramente una bellissima notizia, perché al di là dell'esito, il fatto di essere lì con il nostro progetto bilingue all'interno di una selezione in cui la maggior parte dei progetti sono comunque in lingua francese, ci fa capire che comunque il nostro progetto, diciamo, vale la possibilità di concorrere in un posto in cui la maggior parte delle persone appunto parla un'altra lingua. Il progetto in sé, cioè questo numero, ha all'interno appunto vari autori che hanno deciso di sviluppare la nostra tematica. Abbiamo due interviste, una fatta ad una persona che ha a che fare con la tematica, diciamo, ma ha anche a che fare con l'arte, quindi è un dualismo. E dopodiché c'è un'intervista al copertinista, che in questo caso è Tony Chang. Abbiamo all'interno, come sempre, un inserto a colori, che in questo caso è un poster. Il poster è uno dei modi in cui noi gestiamo l'inserto a colori. L'inserto a colori cambia sempre per ogni numero, ma non sono sempre poster, perché ci piace molto ragionare sulla cartotecnica e le possibilità che nascono da un semplice foglio e quello che appunto si può fare. Quindi vi aspetto al Fruit!